Benvenuti a tutti in Logistics ed Analytics Italia. Nel video di oggi ci occuperemo della retta di Eulero e dei punti notevoli di un triangolo. La retta di Eulero è quella particolare retta che in alcuni casi consente a questi punti di allinearsi tutti all'interno della medesima retta. Vediamo subito, costruiamo subito velocemente un triangolo. Troverete tanti video, anche in italiano, riguardo a questo argomento. La nostra particolarità è costruiremo tutti gli oggetti utilizzando la barra di inserimento di GeoGebra, che per nostra comodità abbiamo messo in alto, ma potete spostare andando nel menu Visualizza all'interno della voce Layout, cliccando in questi due tasti, in alto o in basso. Allora, vediamo subito, facendoci aiutare da Wikipedia, costruiamo il primo punto notevole, che è l'ortocentro. L'ortocentro, dice, è costruito dall'incrocio delle altezze. Che cosa sono le altezze? L'altezza è quel segmento che unisce un vertice al lato opposto, creando un segmento che è il più breve possibile, quindi deve formare un angolo di 90 gradi. Facciamo subito un triangolo e ad esempio facciamo A maiuscolo, perché i punti sono maiuscoli mentre le rette e i segmenti sono minuscoli. Facciamo A due punti, scrivendo tutto nella barra di inserimento, ad esempio la posizione 4x e 2y. Vedete che abbiamo costruito il punto A. Facciamo B, stiamo costruendo il triangolo utilizzando la barra di inserimento, e facciamo per esempio B28 nella posizione x e ovviamente nel punto sempre 2. Abbiamo costruito il secondo punto. Facciamo C maiuscolo uguale, ad esempio facciamo x22, mentre y facciamo 18. Per costruire un triangolo utilizziamo il comando poligono, e vedete, facciamoci aiutare dall'aiuto di GeoGebra, e scriviamo il punto, virgola, punto, virgola, punto, quindi A, virgola, B maiuscolo, virgola, C maiuscolo. Ed ecco che abbiamo costruito un triangolo scaleno. Queste caratteristiche dei punti notevoli e della retta di Eulero valgono per tutti i tipi di triangoli. Dobbiamo costruire l'ortocentro, che abbiamo visto è l'incrocio delle altezze. Come si fa? Semplicemente si chiede il comando perpendicolare, e vedete, digitando bene, facciamoci aiutare dall'aiuto punto virgola retta. Quindi facciamo la perpendicolare, sarebbe l'altezza rispetto al punto A, virgola, il segmento A. Ed ecco che viene la prima perpendicolare. Scriviamo ancora perpendicolare, sempre con l'aiuto, quindi punto B maiuscolo, virgola, rispetto al segmento B. Già potremmo costruire l'ortocentro, ma finiamolo. E facciamo perpendicolare, punto, facciamoci aiutare dall'aiuto, punto C, che passa per il punto C rispetto al segmento C minuscolo. L'incontro di queste tre altezze, cioè le perpendicolari, corrisponde all'ortocentro. Allora noi creiamo a mano l'etichetta ortocentro, uguale a che cosa? Al comando intersezione, facciamoci aiutare dall'aiuto, e facciamo due oggetti, perché per costruire l'ortocentro è sufficiente intersecare due di queste rette. Vediamo qui che si chiamano F, G e H, quindi facciamo F minuscolo, virgola, G. Ed ecco che abbiamo costruito l'ortocentro, il primo punto notevole di cui ci occuperemo oggi. Dobbiamo costruire ancora il baricentro e il circocentro. Togliamo dalla visualizzazione, per nostra comodità, le tre rette. Ecco il primo punto notevole, è l'incrocio praticamente delle altezze del triangolo. Vediamo il secondo punto notevole che ci interessa. Saltiamo l'incentro, lo faremo dopo. Il baricentro è l'incrocio delle mediane. Che cosa sono le mediane? È un segmento che congiunge, scusate, un vertice al punto medio del lato opposto. Quindi noi dobbiamo fare i punti medi dei tre lati e congiungerli al lato opposto. Come si fa? C'è semplicemente il comando punto medio, e vedete che ci indica il segmento. Per esempio, il punto medio del segmento A piccolo è stato creato e viene chiamato D. Allora, poi facciamo il punto medio, un attimo, dobbiamo scrivere bene, se no fa pasticci GeoGebra. Il punto medio, scegliamo l'aiuto del segmento, per esempio B minuscolo, ed è stato fatto il punto medio. E poi facciamo punto
medio, scriviamo bene, del segmento C minuscolo, e è stato definito F maiuscolo. Quindi noi che cosa stiamo facendo? Stiamo facendo il baricentro, è l'incrocio delle mediane, laddove le mediane sono quei segmenti che congiungono un vertice con il suo punto medio, con il punto medio del lato opposto. I punti medi li abbiamo fatti, è sufficiente fare il comando segmento, vedete, e ci dice punto punto. Usiamo questo, per esempio, per fare, e usiamo il punto A maiuscolo, virgola D maiuscolo, ed ecco che viene fuori praticamente la prima mediana. Poi facciamo segmento, per esempio, del vertice B, che va dal vertice B virgola a il punto medio del lato opposto, che è E, ed ecco che viene fatto. Già potremmo farlo praticamente il baricentro, già potremmo descriverlo, ma noi continuiamo sempre per chiarezza. E poi facciamo il segmento, scriviamo bene, che va dal punto C maiuscolo virgola al punto F, che è il punto medio del lato opposto. L'incrocio di questi tre, segmenti, che sono stati etichettati con le lettere, sono stati IJK, costituisce appunto il baricentro del triangolo. Facciamolo subito, è semplicemente, basta scrivere l'etichetta baricentro, fare uguale intersezione, il comando intersezione di che cosa? Di due segmenti, ad esempio I piccolo e J piccolo, I virgola J. Ed ecco che è venuto il secondo punto notevole del triangolo. Possiamo sempre per nostra convenienza togliere la visualizzazione di tre rette, quindi abbiamo fatto il baricentro e l'ortocentro. Facciamo adesso il circocentro, che dice ottenuto si ottiene con l'incrocio degli assi. Che cos'è l'asse? L'asse di un triangolo sono le rette perpendicolari ai tre lati e passanti per i loro punti medi. Noi i punti medi li abbiamo già fatti, si chiamano D, E e F, quindi è sufficiente per fare il circocentro fare il comando perpendicolare, vedete, vi dà l'aiuto punto retta, allora, che passa per il punto D maiuscolo nella retta A, nel segmento A, ed eccolo che viene. Già iniziamo a vedere i primi fenomeni, i punti notevoli si allineano all'interno di una retta. Allora facciamo ancora la perpendicolare punto retta, per esempio del punto E maiuscolo, che passa virgola all'interno del segmento B minuscolo, e facciamo ancora perpendicolare, l'ho scritto bene, del punto F maiuscolo, che passa per il segmento C. Vediamo, l'incrocio di queste degli assi costituisce il circocentro, un altro punto notevole del triangolo. Per fare l'incrocio noi scriviamo l'etichetta circocentro, sempre da fastidio, uguale intersezione, il comando intersezione di che cosa? Scegliamo una delle due, delle tre rette, sono state chiamate L, M e N. Facciamo intersezione di L piccolo virgola M piccolo, ed ecco che viene il circocentro. Per nostra comodità togliamo dalla visualizzazione le tre rette e vediamo che è venuto il circocentro. Adesso noi possiamo notare subito che questi tre punti notevoli del triangolo, il circocentro, il baricentro e l'ortocentro, sono tutti allineati all'interno di una retta che viene definita appunto retta di Eulero. Se noi facciamo l'etichetta retta di Eulero uguale, diamo il comando retta, vedete, punto punto, ne bastano due, possiamo qui scrivere a mano circocentro virgola baricentro, perché la retta che passa almeno per questi due punti è sicuramente una retta di Eulero. Ed ecco che viene fatta subito l'etichetta retta di Eulero, e vediamo qual è la caratteristica. Abbiamo detto che la retta di Eulero è quella retta su cui praticamente si allineano questi tre punti notevoli, il circocentro, il baricentro e l'ortocentro. Vediamo che cosa succede con diverse tipologie di rettangoli. In un rettangolo, diciamo, normale, acutangolo, tutti i tre punti sono all'interno
scusate, in un triangolo rettangolo tutti i tre punti sono all'interno del triangolo. Vediamo che cosa succede quando noi creiamo un triangolo rettangolo. Vedete, l'ortocentro è all'incrocio dei due cateti, mentre il circocentro cade sull'ipotenusa, in tutti e due i casi ovviamente, anche se ci spostiamo, l'ortocentro cade all'incrocio dei cateti, il circocentro cade nell'ipotenusa. Nel caso di un triangolo ottusangolo possiamo notare invece che il circocentro e l'ortocentro cadono all'esterno del triangolo, mentre il baricentro rimane sempre all'interno. Che cosa succede quando il triangolo è, mettiamo le etichette per bene, è isoscele? Vedete che l'ortocentro, il baricentro e il circocentro cadono praticamente all'interno della retta di Eulero, che è contemporaneamente l'altezza, la bisettrice, la mediana e l'asse del triangolo. C'è un altro caso, il caso in cui il triangolo è equilatero, tutti i punti notevoli corrispondono, coincidono in un solo punto. Ma facciamo l'ultimo punto notevole per vedere una caratteristica, e facciamo l'incentro, che ho ottenuto con l'incrocio delle bisettrici. Le bisettrici è il nome dato a un piano, una linea semiretta, anche retta, utilizzata per la bisezione di un'entità geometrica come un segmento, triangolo, poligono o un angolo. Cioè la bisettrice del triangolo, le bisettrici del triangolo sono quei segmenti che dividono a metà gli angoli del triangolo. Creiamolo subito, è molto semplice, perché c'è il comando bisettrice, e c'è retta, quindi noi dovremo indicare per esempio la bisettrice, facciamo di A minuscolo virgola B. Questa, aspettate che sta facendo un po' dei pasticci, vediamo se sta venendo fuori bisettrice, se no la facciamo, facciamo il comando, cancelliamola questa qui che è la P, togliamola perché in realtà mi sono equivocato. Noi facciamo il comando bisettrice punto punto punto, che è la cosa migliore, bisettrice punto punto punto. Quindi la bisettrice che va da A virgola B maiuscolo virgola C maiuscolo, eccola qua. Poi facciamo ancora la bisettrice punto punto punto, che va da B maiuscolo virgola C maiuscolo virgola A maiuscolo. Eccola qua, che corrisponde ovviamente nel triangolo isoscele. Poi facciamo la bisettrice che va da C maiuscolo virgola A maiuscolo virgola B maiuscolo. L'incontro di queste tre bisettrici PQR dà l'incentro. Facciamolo subito, semplicemente è sufficiente fare, scriviamo incentro uguale intersezione di oggetto e possiamo chiamare PQ virgola PQ, ok, PQ, ed ecco che viene l'incentro. Togliamo per nostra comodità. La caratteristica dell'incentro, mi rimane una qualche bisettrice, che cosa è questa qua, per non farla vedere. La caratteristica, mi rimane una bisettrice, la retta di Eulero si deve vedere, lo vorrei togliere, è questa qua, ok. La caratteristica di questo punto notevole dell'incentro è che non si allinea all'interno della retta di Eulero, a meno che il triangolo non è un isoscele. Quindi la caratteristica del triangolo isoscele è che tutti i quattro punti notevoli, compreso l'incentro, sono allineati all'interno della retta di Eulero. Poi l'ultima caratteristica abbiamo, che se noi tentiamo di fare a occhio un triangolo, vedete, equilatero, tutti i quattro punti, non ci prendiamo perché c'è l'allineamento, togliamo il vincolo alla griglia, facciamo la mano e vediamo che se noi facciamo un triangolo equilatero, vedete che praticamente nel triangolo equilatero tutti i punti notevoli del triangolo si concentrano all'interno di uno stesso punto, sono coincidenti. Per vedere i video singoli e degli altri punti notevoli basta andare al di sotto di questo video, cliccare il nome del canale Logistics Analytics e scegliere la playlist GeoGebra se vi interessano dei video riguardo a GeoGebra. Grazie a tutti per aver visto questo video e al prossimo video.